Un cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. L'accusa è quella di maltrattamenti fisici e psicologici in famiglia a danno dei genitori quarantenni. Ad esserne accusato un 14enne di Cremona, per nulla disposto a sottostare a regole comuni, tra cui l'ottemperanza degli obblighi scolastici e il rientro a casa la sera entro un'ora convenuta. Il ragazzino è stato denunciato a piede libero. I carabinieri ritengono che il comportamento del giovane possa essere determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Denunciato a piede libero per deturpamento e imbrattamento di immobile un 14enne originario di Cremona ma residente a Soresina, grazie alle telecamere di videosorveglianza i carabinieri lo hanno individuato come l'autore delle scritte con lo spray comparse 4 giorni fa sui muri della stazione di Soresina, da qui il provvedimento nei suoi confronti. 600.000 euro in fumo per i filtri e la maga, sentiamo i servizi di Lucilla Granata. In soli 2 anni è riuscita a consegnarle 600.000 euro, a tanto è arrivata una donna pur di farsi fare rituali d'amore da una maga che di magico aveva solo la capacità di truffare chi abboccava fino a dilapidare un intero patrimonio. Una maga dei ladri che ha spinto la vittima a prelevare ulteriore denaro dalla ditta per la quale lavorava, senza ottenere alcun risultato. Questo sembra ovvio ai più, ma non a chi ci è cascato. Tutto è cominciato nel 2011 tra Elvira Di Lorenzo, 79enne di Fermo, residente a Milano, e una 45enne residente in provincia di Bergamo. Limoni magici al prezzo di 500 euro l'uno, candele a forma fallica 3.000 euro l'una, profumi, unguenti, verrebbe da dire pentolino con code di lucertole, ma fin lì non ci siamo arrivati. Ora la prima è a processo per circonvenzione di incapace nei confronti dell'altra che, per aver prelevato i soldi dall'azienda per la quale lavorava come impiegata, è già stata condannata ad 1 anno e 6 mesi, anche se la pena è stata sospesa per il riconoscimento di un parziale vizio di mente. I 600.000 euro, soldi del conto corrente della 45enne e della sua famiglia prelevati dalla ditta, erano stati consegnati alla maga nell'arco di 2 anni, in corso di appuntamenti fissati anche a Crema. A processo non c'è solo la sedicente maga, anche il figlio Giuseppe Andò, 56 anni, napoletano, e Stefano Vigevani, 38 anni, piacentino. Quest'ultimo si sarebbe finto cliente per convincere la 45enne che quei filtri d'amore erano davvero efficaci. La maga Valerie, così si faceva chiamare, ha per anni completamente soggiogato la sua vittima. Secondo l'accusa, gli imputati avevano indotto la 45enne a corrispondere una cifra di quasi 600.000 euro che la stessa si era procurata prima dilapidando il proprio patrimonio, poi quello dei genitori, poi tramite finanziamenti bancari, infine sottraendo denaro dai conti correnti della società presso cui lavorava. I primi testimoni dell'assurda ma triste vicenda saranno sentiti in udienza il 2 ottobre prossimo. Vandalismi, il Cambonino è tornato ad essere il Bronx di Cremona, sentiamo il servizio. Estintori, lance danneggiati, cantine vandalizzate, allagate, ragazzini a passeggio sui tetti delle abitazioni. Abbastanza per riappiccicare al Cambonino l'etichetta di Bronx di Cremona, che con tanta fatica aveva cercato negli anni scorsi di scrollarsi di dosso. I recenti episodi di teppismo in urbano però hanno fatto precipitare la situazione, specie perché non si tratta di casi isolati, esiste tutto un progresso con un campionario da palmarès in civiltà da fare invidia alle periferie newyorkesi. I residenti non ne possono più e invocano ora interventi. A Crema oggi si è tenuta l'assemblea generale del Polo della Cosmesi. Sentiamo com'è andata da Viviana Sudati. Siamo a Crema, dove si è appena conclusa l'assemblea generale del Polo della Cosmesi con l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio si è chiuso con un utile in positivo. Si è parlato anche dello studio condotto The European House of Ambrosetti, che è stato appunto presentato a tutti i soci anziani e quelli nuovi. In questa analisi si focalizza tutto sulla filiera industriale che si posiziona a monte del Brent, che rappresenta il motore nascosto del settore in Italia. Sono 590 le imprese che nel 2017 hanno prodotto ricavi per 5,7 miliardi, occupando 25.000 addetti. Le imprese localizzate in Lombardia realizzano il 63% del fatturato totale, ovvero 3,5 miliardi di euro. Della filiera fanno parte i produttori di macchinari, formulatori contoterzi e quelli del packaging. Secondo lo studio, quest'ultimo settore ha evidenziato una crescita non solo nell'export, ma in generale con un tasso notevolmente superiore alla media dei settori di riferimento. Tutto ciò ha una portata enorme, con ricadute positive su tutti
tutta l'economia italiana, e per ogni euro generato, pensate, dalla filiera ne vengono prodotti 2,1 aggiuntivi per il nostro paese. Tutto questo per dire che ormai si è pronti per fare il salto di qualità e realizzare un vero e proprio cluster. L'assemblea poi è proseguita con aspetti legati alla comunicazione, alla presentazione del nuovo numero di Cosmopolo e delle iniziative legate alla Polo TV. Si è parlato di informazione, si è parlato della prossima partecipazione, imminente partecipazione a Parigi, a Meet Up in Paris. Con questo è tutto, restituisco la linea allo studio. La cronaca dell'Italia, intervento a gamba tesa alla Corte Europea dei Diritti Umani e la giurisprudenza italiana per far cancellare la legge sull'ergastolo o, in termini tecnici, sul carcere ostativo. Il nostro paese deve ora rimborsare 6.000 euro di spese legali a Marcello Viola, in carcere per associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione d'armi. Non volendo collaborare con la giustizia, si è visto rifiutare i permessi premio. No anche per semilibertà, libertà condizionale e lavori fuori dal carcere. Salvo ricorsi da parte del nostro paese, la sentenza europea diverrà definitiva tra 3 mesi. Controlli a tappeto sono stati eseguiti dai NAS dei Carabinieri in tutta Italia, il 48% dei ristoranti etnici e il 41% dei depositi di alimenti provenienti dall'estero sono risultati irregolari. In particolare le criticità sono state riscontrate in ben 242 locali con cibi scaduti, mancato rispetto alle norme igieniche relative alla conservazione, etichette incomprensibili e importazioni vietate, chiuse o sospese 22 attività, 477 le violazioni riscontrate, 128 le tonnellate di cibo sequestrate per un valore di 232.000 euro. Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha diffuso un video in cui si vedono unità iraniane rimuovere una presunta mina magnetica inesplosa dal fianco di una petroliera giapponese. L'Iran, dal canto suo, ha respinto ogni accusa. Secondo l'armatore, invece, prima del botto si sarebbero notati alcuni oggetti volanti, escludendo pertanto l'eventualità di mine. Brenton Tarrant, il 28enne australiano accusato di terrorismo per il massacro di Christchurch in Nuova Zelanda, in cui morirono 51 persone, si è dichiarato innocente per tutte le imputazioni rivoltegli. I fatti risalgono al 15 marzo scorso, quando venne sferrato il tragico attacco in 2 moschee. Il processo è ora fissato per il 4 maggio dell'anno prossimo. Le valutazioni psichiatriche ritengono infatti Tarrant mentalmente idoneo per affrontare il tribunale. Per la prima volta una squadra non statunitense ha vinto il titolo NBA di basket. A spuntarla sono stati i Toronto Raptors, formazione canadese che ha sconfitto i Golden State Warriors per 114-110 in gara 6. Una curiosità, il vice allenatore dei neocampioni è italiano. Si tratta di Sergio Scariolo, anche lui ora protagonista della festa fatta alla squadra in tutto il Canada. Diego Maradona deve lasciare la panchina di allenatore della Sinaloa Dorados, squadra della seconda divisione messicana giunta a un passo dalla prima divisione. A determinare la decisione sono stati motivi medici. Presto Maradona dovrà infatti sottoporsi a 2 interventi chirurgici alla spalla e al ginocchio. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione di Crown TV. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.